Ciao a tutti, in questo video voglio mostrarvi alcuni acquisti che ho fatto al Factory Store di Pupa, quindi praticamente una specie di spaccio dove c'è la fabbrica Pupa e ce l'ho veramente molto vicino a casa mia e non ero ancora mai andata, ovviamente approfittando del Black Friday, quindi attirata dagli sconti. Dagli sconti esagerati, eccezionali per quel giorno, per quei giorni, perché poi dura tutto il weekend, sono andata a curiosare e mi è piaciuto moltissimo il negozio perché comunque è appunto un negozio monomarca, solo con prodotti Pupa, non è una cosa che mi era capitato di vedere ancora. Di solito trovo i prodotti un po', insomma, nei vari rivenditori, tipo Acqua e Sapone, piuttosto che, non so, nelle profumerie La Gardenia. Quindi vedere tutti i prodotti Pupa, appunto tutti insieme è stato bello, bello. Ho passato forse un paio d'ore a girarlo nonostante non fosse grande e sarei rimasta ancora lì molto volentieri, cioè dove ci sono i trucchi ci sono io. Vabbè, e quindi niente, voglio farvi vedere che cosa ho preso. Non vi dico i prezzi perché ovviamente i prezzi sono comunque da outlet. Quindi comunque sono scontati, penso almeno del 20%. E poi comunque c'era il 40% sui prodotti, quelli diciamo più vecchi, sulle collezioni passate, e c'era il 30% sui prodotti nuovi. Quindi comunque insomma li ho presi con un bello sconto. Allora, vi faccio vedere le cose che mi hanno incuriosito. Ho preso una cipria, ma sono stata attirata comunque forse più dal packaging che non dal prodotto in se stesso. E anche questo prodotto che non avevo mai così, non avevo mai fatto caso, né, non avevo mai visto nei negozi. È molto carino. C'è lo specchio, c'è una protezione e c'è la cialda. Questa è una cipria cotta ad effetto satinato. Bella, molto bella. Molto fine. Setosa, bella. Molto carina, veramente. Questo packaging particolare. Poi ho preso un ombretto mono. Mi ha attirato questo colore. Anche questi qui, devo averlo pagato a una cosa come 2 euro, 2,90 euro, una roba del genere. E mi ha attirato tantissimo il colore, che sembra semplicemente un argento, ma poi ha dei particolari riflessi molto luminosi. Bello, quindi penso che questi ombretti, anche questi becchi da shadow, quindi sempre ombretti cotti, siano molto carini. Poi ho preso una palettina con due ombretti di queste qua, così a specchio, fanno parte della collezione Vampa. C'è un pennellino solito con spugnette, lo togliamo, c'è un bello specchietto e ci sono due cialdine. Io ho scelto questo ovviamente sempre perché sta bene con gli occhi chiari, questo rame e questo marrone. Ma c'erano veramente tantissimi colori, c'era una grandissima scelta. Bello, e mi sembra che la pigmentazione non gli manchi. Stanno benissimo insieme questi due colori. Ed è molto carina questa piccola palettina, questo ombretto duo. Molto carino. Poi ho preso questo kit labbra, ce ne sono diversi, li ho visti anche in giro nei negozi e sono comunque anche delle idee regalo. E questo qua è il numero 309 Vibrant Plum.
che ha dentro rossetto, Miss Pupa e una matita. Made to last, definition lips. E i colori sono questi, che ovviamente sono sempre sul prugna, colore mio preferito per l'inverno. E questo è il rossetto. Allora, la matita è così. È una matita automatica. E questo è il colore. Molto bella. Il rossetto, appunto, Miss Pupa è questo, a sezione tonda, che non mi entusiasma, però il rossetto è bello cremoso. Eccolo qua. Guarda che bello, stanno benissimo insieme. Molto lucido, come morbido e lucido. Bello. Proprio un colore che mi piace. Poi l'ultima co la cosa che diciamo più interessante e più nuova la lascio per ultimo. Ora vi faccio vedere altri rossetti. Sono usciti questi rossetti I'm Matte, quindi sempre I'm. E io di Haim ne ho veramente tanti perché mi piacciono moltissimo. Sono dei rossetti super confortevoli, a lunghissima durata. Ne ho diversi colori, anche di varie collezioni, insomma di varie edizioni limitate. Adesso hanno fatto gli Haim Matte, però. E ne ho presi un paio per provarli. Ho preso un colore più nude, più naturale. E l'altro invece solito, insomma, che piace a me, sul berry, sul prugna. Quindi il numero 11, che è questo. Vedete com'è matte, super opaco. Molto bello, confortevole, rimane al suo posto. E questo colore è molto bello perché è un bel nude. Non spento, su un po' di malva, non è troppo rosa, non è troppo marroncino, è la giusta via di mezzo. E poi questo invece, che è il numero 53, che è questo, vedete, somiglia moltissimo a quello di prima, che ho ovviamente già messo via. No, però facciamo un confronto. Facciamo un confronto. Allora, questo, eccoli qua. No, questo è più viola, più chiaro, più rosa, il Miss Pupa che vi ho fatto vedere. E questo invece è bellissimo, sempre plum, prugna. Coprente, confortevole, nonostante appunto sia super opaco. Bello. E poi invece c'era un espositore con dei rossetti colore intenso. Io non ho capito bene perché sul sito questi rossetti non li ho trovati. C'era scritto novità e tra l'altro c'era anche una matita labbra in regalo, per cui sembrava appunto una nuova uscita, però non la trovo sul sito, quindi non vi so dire al momento. È così, sempre il packaging come gli Haim, però è un rossetto che rimane lucido. Questo è il colore, più viola rispetto a quelli di prima, più violaceo. Anche questo l'ho già provato sulle labbra, è veramente super confortevole, rimane appunto lucido, ha questa brillantezza particolare. È molto bello, mi piace moltissimo. Questo è il numero, non ve l'ho detto, 312. Non so, quindi non ho capito se magari appunto è una nuova uscita, che essendo lì vicino praticamente nella fabbrica gli era già arrivato. Oppure se, non so, sono rossetti un po' più vecchi, però comunque la promozione era recente,
Quindi non vi so dire, se voi, boh, se vi è capitato già di provarli, magari fatemi sapere. Però comunque come rossetto mi piace veramente tanto. Poi, ultima cosa che voglio farvi vedere, appunto, è l'eyeliner, il Roll Liner, che è questo eyeliner con questa rotellina, assomiglia a quello che ha fatto anche MAC. Tra l'altro questo qui l'ho pagato veramente poco, l'ho pagato forse 9 euro con tutti gli sconti, quindi c'ho la pallina, va shakerato per bene. E poi è fatto così, ha questa rotellina. Quindi si applica proprio. Vediamo se riesco. Vedete, fa un tratto super fine. Il nero è bello, bello intenso. Io non sono esperta di eyeliner, ormai se guardate, se mi seguite, se guardate i miei video lo sapete. Infatti non lo uso quasi mai, non lo uso mai praticamente. Però devo dire, adesso ho provato a usare appunto questo qua. E devo dire che effettivamente, cioè, mi ha facilitato appunto l'applicazione dell'eyeliner e sono riuscita anche a fare una piccola codina, che comunque per me è sempre complicato, avendo appunto la palpebra cadente, quindi anche questo ve l'ho detto miliardi di volte, e quindi faccio fatica, cioè avessi l'occhio più, insomma, più disteso. Vedete che già sarebbe un altro effetto, purtroppo scende e quindi è così. Però devo dire che effettivamente l'applicatore aiuta tantissimo, perché proprio qua sulla, appunto sulla palpebra effettivamente vedete che è venuto bello, omogeneo, bello nero, anche di qua, forse di qua ancora meglio. E sono riuscita comunque a fare una piccola codina, quindi direi che questo eyeliner è super promosso. E poi appunto fa un tratto finissimo, quindi la codina viene comunque molto fine, perciò veramente agevola l'applicazione, questo tipo di applicatore a rotellina. E quindi questo lo trovo veramente un prodotto interessante. Allora, nel negozio ha attirato la mia attenzione una linea di prodotti per il corpo, che sono questi Home Spa. C'erano diverse profumazioni, ce n'era per esempio anche uno al Tiare che era buonissimo, un profumo che mi piace. Però io ho voluto prendere questo qua che è un gel doccia rigenerante antistress con estratto di perla e sale blu di Persia. E qui sulla scatola dice: allora, il consiglio che dà è di massaggiare il gel doccia rigenerante antistress sulla pelle bagnata fino a formare una delicata e morbida schiuma. Respirare profondamente per godere appieno dei benefici effetti degli oli aromaterapici. Risciacquare alternando getti di acqua calda e fredda per un maggiore effetto rinvigorente. È un profumo veramente buono questo qua, molto buono. È una bella confezione gigante come peso, vediamo se c'è scritto 300 ml, è gigantesco e il profumo è buono, si sente anche da chiuso, è molto buono. E questo qui sono curiosa di provarlo, c'era proprio tutta una linea di prodotti con varie profumazioni, appunto. E comunque in questo store c'era veramente di tutto, dai prodotti per la skincare, ai trucchi, c'erano tutte le varie palettine, quelle palettine regalo, natalizie, veramente di tutto. E si trova a Casatenovo, che è provincia di Lecco. Quindi se siete della zona provate ad andare a vedere perché è veramente un bel negozio, insomma, mi è piaciuto moltissimo. Bene, e con questo era tutto. Spero che questa carrellata di prodotti di Pupa così vi sia piaciuta. Lasciatemi un pollice in su se il video vi è piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E vi aspetto al prossimo video. Ciao!